sono soprattutto i posteggiatori che rappresentano la versione tutta e solo napoletana di quel fenomeno sempre ovunque esistito, che sono appunto i cantori girovaghi, con la differenza che i posteggiatori napoletani, a piccoli gruppi di suonatori e cantanti, hanno un raggio d'azione molto molto limitato: le trattorie, il caffè, i bar, le vie della città o di un quartiere addirittura. Purtroppo dal dopoguerra le postegge sono andate sempre più riducendo, si è un fatto meramente turistico. Nel 48 una bella canzone, Scagnatella, porta a successo un nuovo personaggio molto innovativo, direi rivoluzionario, ed è proprio Roberto Murolo, il quale, di fronte ai tempi nuovi, però pur sempre ricollegandosi per esempio a un precedente come il fine Pasquariello, piuttosto che al tenore robusto come Caruso, e poi anche recuperando un filone crepuscolare, delicato, che era vivo nella canzone napoletana, Murolo sfronta intelligentemente le sovrastrutture del bel canto, dell'enfasi, dell'esercitazione melodrammatica, e mette a nudo i valori puri, immutabili, del repertorio classico, cantando in modo sommesso, sorridente, distaccato, sottile, si diceva con una voce fina, che era una cosa strana in quel momento, accompagnandosi modernamente con la sola chitarra e aprendo così un interessante filone di cantanti, chitarristi e autori sobri, confidenziali, ce ne sono stati parecchi dopo di lui. E fondo Murolo aveva cominciato facendo del jazz, e quindi certamente tiene conto anche lui di un certo stile americano, per esempio quello dei crooner, dei raccontatori di ballate, un repertorio americano, un patrimonio, uno stile americano che ormai sta diventando patrimonio di tutto il pianeta. A questo punto, se tra un po' di tempo qualcuno mi venisse a dire, come tante volte è già successo, che la canzone napoletana è morta, beh, io non ci crederei più. Io ho finito e spero che sia pronto Roberto Murolo per passare alla prova di città. Gli consiglierei di stamparla. Ecco, di stamparla, farmi un piccolo volume. Perché si tratta senz'altro di un riassunto, ma così bello e così sincero che vale proprio. Chi lo so, professore De Angelis, se lo vuol fare, il bel volume. Chi lo sa? Lui farà. Allora, due parole. Io professore e concertino, un giorno non avevo niente a fare, pigliai una chitarra, io mandolino e vado a bicchietta a suonare. Dopo tu sappi era mio, prima di divertirsi di Napoli trasite e facite Gerusalemme. Paradiso, su
saldaia e tutti i santi che te ne soffrire. Ora per torino, per me no, Carmelo, o solo mio, Maria Maria. A San Piego sti canzona, solo Napoli può fare, ha rapito sto balcone, ha vedito sta città. E sotto sole a luna, buio sentito, sti voce che so voce più di tu, si posce di plano non credito. Voi in paradiso non tornate più. Ma dopo poco da malinconia i vecchi si sentette rivivian. Soffrivano un poco e nostalgia e a Napoli volettero tornare. Mo sapessi per mattino, va di ma saldò, si che pazzo che dicite, non volite staccare. Noi siamo in un paese bello e caro, che tutto bene non si fa lasciare, così la cosa riente marmiare, o per amici nostri chi lo fa.